Costruite di compensato, cartone, lastre di plastica che si gonfiavano al vento, carcasse di veicoli morti. Avevano governi e amministrazioni dai confini incerti, che mutavano costantemente, seguendo il ritmo dell'economia illecita. Questi scrittori sono stati da me frequentati, ma non in maniera particolare, insomma. C'è questa ossessione, dico ancora, questa passione per una certa rappresentazione della città, ecco, questo sì, voglio dire che l'impressionista di Murnau, quindi del cinema espressionista tedesco, insomma, comunque ho dentro di me una serie di cose che ho, Metropolis, Fritz Lang prima di tutto, quindi c'è sicuramente un sedimento dentro di me di questa idea di città che è attraversato tutto il secolo sotto forma appunto di immaginazione, di immaginario, di anticipazione. Quindi sicuramente ho dentro di me questo aspetto che rincorre alcune di queste suggestioni. Gli scrittori però, come dire, sono stati letti, dici, prima o dopo, in senso cronologico sono stati letti prima. In senso logico. In senso cronologico sono stati letti prima e dopo. In senso logico io direi che, quindi di struttura di racconto, dove finiscono le parole e iniziano le immagini e viceversa, è come dire una specie di circolo di circolo intrecciato. Quindi dico, c'è una logica che mette insieme i tre livelli del film, che sono questi, sono il primo livello è quello delle parole fuori campo di chi appunto anticipato queste visioni che poi si sono rivelate più o meno veritiere, reali. Un secondo livello è quello dell'oggettività del racconto, dell'autoracconto fatto dai piccoli personaggi attraverso i loro microcosmi, e il terzo livello è questo dell'immagine che, come dire, da sola racconta, quindi queste immagini con questi suoni, con queste musiche che labirintiche, direi, di Philip Glass, che sono un'unica musica con tutte le variazioni possibili. Quindi diciamo che le parole e le immagini creano una specie di circolo dove finisce una, comincia l'altra, insomma, direi che questo è un po' la suggestione, la struttura narrativa del film. Si tratta del futuro, Ballard, e tu ne fai già parte. E la cosa che di questo lavoro amo di più è che credo, attraverso questo lavoro, questo Megalopolis da cui siamo partiti, che è una rappresentazione di una città, diciamo, estrema, che però è molto molto vicina a quello che diventerà. Cioè, quando racconto Los Angeles attraverso la chiave della sicurezza, del controllo, che è Orwell 1984, ma è una città, e anche Bologna da 5 anni, Milano, sono le nostre città, le Edge City sono le nostre città, che ormai cominciano ad avere le stesse caratteristiche. Qui non arriviamo a degli estremi politici, guerre etniche, guerre religiose, non ci arriviamo ancora, ma ci arriveremo, perché è importante le cose volerle guardare. Cioè, quando si parla dell'India, si parla dell'India, si parla dei paesi arabi, le cose non le vogliamo vedere, non le vogliamo capire. Cioè, nei miei film indiani ho raccontato questo grande conflitto religioso esistente tra gli induisti e i musulmani, l'Islam, conflitto fortissimo di cui si parla poco, i giornali ne parlano solo nel momento in cui, come 20 giorni fa, sono stati uccisi dei cristiani, e quindi a quel punto scoppia il problema, viene scoperto per la prima volta che gli induisti sono integralisti come gli islamici. E certo, però anche lì i media tendono a percorrere una serie di cose, rincorrere degli stereotipi, e alcune cose non si parla mai. Invece chi va in India
e cerca di aprire le orecchie, vede che questo fenomeno dello scontro religioso è una cosa fortissima, fortissima, di cui bisogna parlare, altrimenti non capiamo nulla. E di queste cose, voglio dire, ci troveremo, sono cose che troveremo davanti ai nostri occhi tra pochissimo. E quindi, vuol dire, in Megalopolis, come dire, c'è un'anticipazione di tutta una serie di cose che vedremo, che sono già incombenti e che vedremo che ci minacceranno sempre di più. Non è per accogliere la tesi di Mike Davis, però io sono molto, la mia visione è questa, insomma, della vita.